Sì, c'è anche la prima fila. Per questo motivo. Possiamo iniziare, vero? Mezz'ora. Abbiamo superato il quarto d'ora accademico. Ecco. Ci vedi? Va bene, cominciamo. Sì, sì, la classe è indisciplinata, manco alle scuole medie sono così. Va bene, buonasera a tutti, ormai mi conoscete, non c'è bisogno che mi presento. Riapriamo questi incontri, diciamo, culturali che facciamo, curati da Federica. Quest'anno, diciamo, faremo due format. Un primo format lo iniziamo oggi con questo tema lotta, che ci sembra molto, come dire, calzante con il tempo storico che stiamo vivendo in questi ultimi anni, non ultima, diciamo, la situazione proprio israeliana. Ma ci sarà poi un secondo intervento, un secondo format che penseremo di far partire più in là, ma non troppo in là, e così, insomma, vi accompagneremo in questi mesi con un appuntamento al mese almeno, per poter condividere insieme momenti di riflessione a partire dall'arte. Questa sera lotta è il primo di due appuntamenti, il primo oggi, il prossimo sarà il 26 di novembre, è dedicato proprio a questo sottotitolo interessantissimo: siamo la memoria del mondo che dimentica, perché tante volte, appunto, noi viviamo di cose scordate, come si suol dire. Qua abbiamo Spiridione, che è il santo che si invoca quando non si ricordano dove si sono messe le cose, quindi diciamo che lui ci potrebbe venire in aiuto per cercare di fare un po' di vita sociale interessante e importante. Io adesso passerò la parola subito a Federica, così non perdiamo altro tempo con i convenevoli, e vi auguro di vivere questo momento con grande interesse e anche con grande collaborazione, perché sapete che questi tipi di format poi prevedono anche l'intervento del pubblico. Grazie di essere venuti e buon ascolto. Quell'immaginario, sono passati appunto 3 anni abbastanza importanti di eventi e avvenimenti, quindi per farvela breve l'ho riutilizzato, ho ripreso questo impulso e questo istinto proprio per investirlo negli argomenti più attuali e per ovviamente istruirlo di rappresentazioni grafiche, di arti visive e fotografiche del tema di oggi. Prima di cominciare vorrei soltanto dire una cosa che credo sia più che giusta: il sottotitolo Siamo la memoria del mondo che dimentica è un verso di una poesia di una poetessa catanese che si chiama Yolanda Cospinà, che ha pubblicato questa raccolta molto, molto particolare, molto bella, e ha alcune varie poesie anche in siciliano. Non sto facendo promozione, soltanto che da lettrice semplice mi ha molto colpito e rimanda molto effettivamente alla riflessione, all'indagine non soltanto sociale ma anche personale, esistenziale. Il titolo Tace l'umano ha tanto a che fare anche con quello che diremo, quindi non vorrei appunto appropriarmene, ma è giusto dare la legittimità di questa frase alla sua autrice. E cominciamo subito con la traccia audio. What the hell?
infrastructure with a clear aim to cut off men, women, children of water, electricity and heating. With the winter coming, these are acts of pure terror. Le parole che avete appena sentito sono quelle di Ursula von der Leyen, la Presidente della Commissione Europea, e sono estrapolate in realtà da un altro contesto, che è quello della guerra ucraina, ed erano indirizzate alla Russia, e quindi insomma queste accuse erano contro Putin, ma in questi giorni sono tornate un po' in auge, quindi ho scelto di iniziare così. Perché? Perché si sta criticando l'Occidente, in particolare gli Stati Uniti e l'Unione Europea in questo caso, di usare due pesi, due misure rispetto a quello che appunto avviene in Ucraina e quello che invece avviene nei territori palestinesi, perché effettivamente sembra insomma descrivere all'inizio quello che sta accadendo in questo momento nella striscia di Gaza, e invece appunto il contesto è tutt'altro. Ma sono partito da queste dichiarazioni per un motivo, perché in realtà è vero che stiamo raccontando in queste ore, in questi giorni, un conflitto locale, ma che è sempre stato sicuramente più grande rispetto a quel pezzettino di terra che è in gioco, perché le relazioni internazionali in questi decenni sono state fondamentali e lo sono tuttora. Alex. Quello che avete sentito è un podcast che consiglio vivamente di ascoltare, di Valerio Nicolosi, che è un giornalista che è stato a Gaza nel 2014 e conosce la questione. Io l'ho corredato con queste parole: incombe su tutti noi in queste settimane l'atmosfera ghiacciante della guerra tornata nella nostra Europa, vicino a noi, con tutto il suo carico di morte, distruzione, crudeltà, terrore e una follia senza fine. Mi unisco alle parole puntuali del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella: la pace è urgente e necessaria. La via per ricostruirla passa da un ristabilimento della verità, del diritto internazionale, delle libertà del popolo ucraino. Queste sono le parole con cui la nostra senatrice Liliana Segre ha aperto i lavori parlamentari della 19ª legislatura, e quindi ricadono proprio ad ottobre dell'anno scorso, del 2022, inaugurando appunto i lavori parlamentari della nuova legislatura. Ovviamente auspicava un clima di pace ristabilito nella nostra Europa. Queste parole per me sono importanti e sono risuonate tantissimo in questi mesi, subito dopo l'estate, dal 7 ottobre in poi in particolare, proprio perché effettivamente quello che giornalisticamente sta avvenendo è l'uso appunto di doppi standard, due pesi e due misure. E quello che sta avvenendo appunto, è quello, la puntata in particolare che avete ascoltato di Valerio Nicolosi, racconta della nuova NAFPA, ma ne parleremo più avanti attraverso magari delle opere artistiche, che è appunto il motivo per cui siamo qui. Ma sono andata appunto cercando di sviscerare questo discorso rispetto al pericolo dell'informazione, a come noi viviamo, noi in Occidente viviamo questo conflitto, a cercare il dizionario Treccani la definizione della parola potere. E la cosa che mi ha colpito è che nel primo significato dice che il potere è la facoltà e la capacità di orientare le opinioni altrui e di influenzare il corso degli eventi. È chiaro quindi che come viene raccontato un avvenimento, una guerra, è una porzione, una parte del potere stesso di poter dirimere quella guerra, le sue condizioni di pace, di resa o di armistizio. L'operazione mediatica dei vettori mainstream del nostro paese, per usare un eufemismo da parte mia, visto che il luogo lo richiede, è stata quantomeno faziosa e carente, per non dire di più. Ho fatto un rapido calcolo e vorrei che per voi fosse incisivo come lo è stato per me. Dal 1940 al 1945 il campo di concentramento e di sterminio di Auschwitz-Birkenau ha ucciso 200.000 bambini. E dall'8 ottobre al 9 novembre i bambini che sono morti, secondo le fonti del Ministero della Salute palestinese, sono circa 5.000. La media in 5 anni di Auschwitz-Birkenau è di 127 bambini al giorno.
In un mese Israele ne uccide 178 al giorno. Chi nega e ha negato il regime di apartheid e lo stato di occupazione di Israele per 75 anni in quei territori sta negando in questo momento l'operazione mirata e assolutamente veicolata di una polizia etnica e di uno sterminio che non ha alcun tipo di legame con le regole di guerra, perché sappiamo che esistono le regole di guerra attraverso tante istituzioni, fra cui la Convenzione dell'AIA del 1907, che ha un organo che è la Corte Penale Internazionale, che Israele non riconosce, che Israele non ha firmato, ma la Palestina sì. Durante questi giorni di attacchi da parte di Israele sui territori palestinesi, ho fatto delle ricerche per capire un pochino anche il nostro ruolo, e l'ho fatta in merito soprattutto subito dopo la giornata di venerdì 10, perché i portuali di Genova hanno scioperato e hanno creato un blocco navale proprio per smettere di inviare armi ad Israele. Sono andata un po' indietro e ho scoperto che soltanto nel 2022 l'Italia ha mandato a Israele 9,3 milioni di euro in armi, comprese le attrezzature che stanno utilizzando, le attrezzature belliche che stanno utilizzando. Grazie a questa legittimazione, questo aiuto bellico e la legittimazione mediatica che l'Italia insieme a molti altri paesi europei del blocco occidentale, dell'antico blocco atlantico, c'è stata, abbiamo anche ottenuto delle concessioni di esplorative di gasdotti in Israele. Tutto questo non per tediarvi, non per fare un'operazione di approfondimento e di reportage nel mio campo, ma è soltanto per darvi una cornice degli interessi chiaramente sottesi a quella che è anche la narrazione, no? delle informazioni mainstream. Io vorrei semplicemente ricordarvi che per quanto mi riguarda e per quanto riguarda la costruzione appunto di questi incontri, non sono nuova all'osservazione di queste aree che poi appunto vengono improvvisamente colpite da un'escalation che riporta l'opinione pubblica di cui io faccio parte a puntare e focalizzare di nuovo l'attenzione. L'anno scorso, proprio il 13 maggio, in questo luogo al museo, nonostante io fossi un po' latitante, l'anno scorso non siamo riusciti a organizzare molto a causa dei miei altri impegni professionali, abbiamo però organizzato un'iniziativa, grazie al dottor Amore e a Stefania, la moglie, sono anche due volontari dell'associazione Creios, che cura le iniziative del museo, un appuntamento, era un intervento per dare un sostegno all'Ucraina, l'abbiamo chiamato un ponte all'Ucraina, per l'Ucraina, e in quel frangente io scrissi questo bigliettino che vi rileggo perché mi suona veramente in maniera abbastanza controversa e anche un po' dolorosa, sempre attuale. Oggi sappiamo che l'arte non è verità. L'arte è la menzogna che ci permette di conoscere la verità, almeno la verità concepibile. Questo lo scrisse Pablo Picasso. Dal 24 febbraio del 2022 siamo in guerra e l'Ucraina brucia. Ma prima di questa tragedia ci sono stati altri invasi e invasori, altri aggrediti e aggressori, e non intendo certo storicamente, ma tutti nell'attualità. Afghanistan, Iraq, Siria, Myanmar, Hong Kong, Palestina. Quando le invasioni diventano annose, ma soprattutto gli invasori sono abili tessitori di interessi economici con l'Occidente, il termine guerra viene sostituito con la parola questione. Così abbiamo la questione meridionale del nord e del sud del mondo, veramente atavica, la questione migratoria e la questione palestinese. La colonizzazione dei quartieri palestinesi è incessante, come la depredazione del Far West e la reclusione di riserve degli indiani nativi d'America. A Jenin, un campo profughi nei territori occupati della Cisgiordania, l'11 maggio 2022 è stata uccisa la reporter Shirin Kouakdeh, che lavora per l'ICISTA, che in questi mesi ha inondato i cuori di molti nostri giornalisti e li ha infiammati per la resistenza palestinese, è stata insolitamente fiacca nei confronti della resistenza palestinese. Ci sono invasioni e invasioni, profughi e profughi, guerre e guerre, il filtro è davvero potente. Questo appunto che era l'intervento che scrivevo ad apertura di quell'iniziativa che era ed era focalizzata sull'Ucraina,
trascurate e attraverso questo filtro la nostra azione sono abbastanza sottovalutate, come se ci fossero degli oppressori e degli oppressi che spesso sono di serie B. Ad oggi i giornalisti morti sono 48. L'anno scorso in Cisgiordania appunto morì Shirin da un colpo di un cecchino dell'esercito israeliano. Oggi sono 47 i giornalisti morti. Vi darò altri dati se necessario. Ma quello che vorrei sottolineare con veemenza in questi giorni è l'ultima cosa prima di farvi vedere la prima opera che ho scelto. Ed è il fatto che anche quando utilizziamo la parola guerra c'è un'imprecisione. La guerra, per definizione, in termini, ha bisogno di due bilaterali dispiegamenti. Quello che sta accadendo oggi è un rastrellamento, perché a causa degli attentati del 7 ottobre i morti dello Stato di Israele sono fermi a quel giorno, sono 1.400, di cui 1.000 sono militari. 1.000 sono militari, e non lo dico io, ma lo ha detto e confermato il Ministero della Difesa israeliano, quindi sono dati anche in qualche modo parziali, però quelli li rifaccio. I numeri di morti della popolazione civile palestinese è crescente dall'8 ottobre, oggi siamo al 34° giorno, e calcoliamo circa 12.000 morti accertati, senza sapere appunto chi sotto le macerie non è stato ovviamente ancora denunciato, perché non aveva parenti, di cui la metà sono bambini, sono 5.000 bambini. Sono un'inchiesta che ha detto che la guerra più trucida e assassina per i bambini tra il 19° e il 20° secolo e l'attualità è proprio quella in Palestina. Neanche in Siria sono morti tanti bambini. Detto questo, vorrei semplicemente cominciare con la prima opera, volevo incorniciarvi un po' quello che sarà sicuramente il mio indirizzo di indagine e la mia analisi. E chiaramente siete tutti sollecitati ad intervenire ed è assolutamente benvenuto il confronto, anche di posizioni che possono entrare in dissidio in un confronto che sia produttivo, è sempre una visione costruttiva. Man mano che vedremo le opere, per chi non è mai stato a questi incontri, chi invece è stato qui sa benissimo che può rompere il ghiaccio in ogni momento, però intanto appunto entriamo nel vivo e vi faccio vedere la prima opera di oggi. Scusate, ne parlavo prima, scusate un pochino per la esecuzione, ma le opere di questo di oggi, essendo di artisti palestinesi, la maggior parte emergenti, non in questo caso, hanno una risoluzione che non è delle migliori, perché le ho scaricate da immagini su internet, non sono fruibili in musei, non hanno veramente delle immagini qualitativamente adatte a produzione. Questa immagine è un'immagine a cui sono molto molto legata, è di un vignettista che è Naji al-Ali. Naji al-Ali nasce nel 1948 in un villaggio vicino a Nazareth e all'età di 10 anni è già nel campo profughi di Ain Halewa, che è nel sud del Libano, in poche parole, quindi vive tutta la sua vita da profugo. Comincia a disegnare, che è chiaramente un vignettista, dopo i primi 6 mesi che passa imprigionato e incarcerato in Libano come dissidente politico. E nel 61 incontra Ghassan Kafanani, che è uno degli intellettuali più noti della Palestina, della questione palestinese, della storia palestinese, e lui gli dà l'opportunità di cominciare a disegnare e pubblicare i suoi disegni, le sue vignette nel quotidiano Al-Kaba. Il personaggio più importante delle vignette di Al-Nabi è Andala. Andala è questo bambino di cui vi racconterò fra pochissimo. Prima voglio soltanto dirvi che Al-Nasi muore assassinato in circostanze misteriose nella sede londinese di Al-Kaba, la redazione del giornale per cui lavorava, a causa appunto delle ricerche, delle indagini che fece Scotland Yard, scoprirono qualche anno dopo che era implicato il Mossad. Il Mossad è l'agenzia dei servizi segreti israeliani. Venne ucciso con un colpo di pistola alla tempia all'uscita della sua redazione. Il fascicolo riguardo le notizie di cui il Mossad disponeva non è mai stato dato al governo britannico, cosa che fece molto incavolare la presidente, il primo ministro inglese di allora, che era Margaret Thatcher, e che comportò l'espulsione di tre diplomatici
ambasciata di Israele da parte appunto su decisione di Margaret Thatcher e della chiusura, pensate, dell'agenzia del postaggio londinese a Kensington, il Palace Green. E anche Ghassan Kafanani, l'intellettuale che aveva dato l'opportunità a Al-Nasr di cominciare a pubblicare, con questo intellettuale giornalista palestinese fu ucciso nel 74, scusatemi, Al-Nasr fu ucciso nell'87, nel 74 era stato ucciso Ghassan Kafanani, sempre da parte dello Stato, un'operazione acclarata dello Stato. È chiaro che quindi in questi anni, sin dalla prima nacqua della proclamazione dello Stato di Israele nel 48, della nascita dello Stato di Israele nel 48, ci sono state diverse incursioni mirate anche all'interno dell'Europa per uccidere e assassinare le voci di chi poteva testimoniare appunto la natura e la realtà della questione palestinese. Ma torniamo all'opera. Qui Andara, la scritta in arabo, in arabo è Filastin, perché Filastin in arabo vuol dire appunto Palestina. Quello che sta guardando Andala, che è un bambino, lui è il suo personaggio principale. Andala in arabo vuol dire proprio vignettista, e questo bambino è la rappresentazione di un vignettista piccolo, che rimane piccolo come il suo autore perché ha più o meno 10 anni, e a 10 anni è l'età in cui proprio il vignettista Al-Nasr lascia la sua terra e diventa profugo, quindi non potendo mai più tornare a casa sua resta piccolo, resta in quella condizione, resta in quel momento. E c'è uno studio sulla testa con questi capelli ispidi che rappresenterebbe il sole, quindi la luce di una razionalità e uno sguardo sulla quale Al-Nasr ha sempre fiducia. È un bimbo che rappresenterà in tutte le sue vignette sempre le spalle, perché non vuole rivolgerci lo sguardo e si girerà guardandoci soltanto quando verrà risolta la questione palestinese, verrà liberata la Palestina. Al-Nasr è morto, ma Andara non credo si potrebbe girare ancora oggi. È scalzo, come tutti i bimbi poveri profughi, e ha delle toppe sui vestiti proprio per ricordare questa povertà. In questo caso guarda un bambino, un altro bambino, morente, che è sopra il corpo spezzato di un adulto che tiene un fiore. E quelle sono chiaramente le macerie in qualsiasi luogo imprecisato della Palestina, ma in particolare nei territori della Cisgiordania. La vicenda di Al-Nasr mi ha riportato, e vorrei tanto parlarvene, uno dei nostri attivisti e giornalisti più importanti, a me più cari, scoperti durante i miei anni a Modena, che è Vittorio Arrigoni. Vorrei sapere così velocemente se qualcuno conosce Vittorio Arrigoni, è un mio sondaggio. Nessuno? Qualcuno lo conosce? Ok, non ti importa. Ok, va bene. Vittorio Arrigoni, e possiamo mostrare la seconda opera. Ok. Non so se avete avuto modo di vedere le manifestazioni anche in TV che ci sono in questi giorni, in particolare di sabato e fine settimana, le maggiori città italiane a proposito appunto della liberazione della Palestina e del supporto alla questione palestinese. Se vi è capitato, non so se avete visto la frase "restiamo umani". L'avete vista, "restiamo umani"? L'avete... Ok. "Restiamo umani" è la frase con cui concludeva sempre le sue lettere di corrispondenza Vittorio Arrigoni, nonché il titolo di un suo libro. Adesso io farò girare questo foglio, che è una bibliografia di tutti i libri che potrebbero interessarvi. Voi ve lo girate durante l'incontro con calma, piano, quello che se ritorna qui e non lo avete avuto, lo tornerete a vedere. Se c'è qualche libro di cui vi viene voglia di prendere spunto, copiatelo, fate una foto. E c'è anche il titolo del libro di Vittorio Arrigoni, che è un ragazzo appunto italiano che ha cominciato a lavorare con diverse ONG in campo umanitario all'inizio della sua vita, quindi appena ventenne nell'est Europa, poi è andato a lavorare in diverse cooperative contro il disboscamento in Tanzania e nel resto dell'Africa, fin quando a un certo punto non conosce anche lui la situazione in Palestina. Va in Palestina e si trasferisce, avrà anche la cittadinanza onoraria. Lui proprio lavorava a Gaza in particolare, è stato lì per anni, è diventato uno dei corrispondenti principali di tutte le escalation maggiori che ci sono state.
sono state durante tra gli anni 80 e gli anni tra gli anni 70 e gli anni 80. Ha fatto vaivieni più volte perché l'esercito israeliano ciclicamente lo arrestava, lo picchiava, lo espelleva, quindi tornava in Italia, stava un po' e poi soprattutto via mare ritornava nella striscia di Gaza. Io faccio il brano nel frattempo questo, guardate, sono davanti e dietro c'è un vecchio foglio di una mia dichiarazione di redditi, perché sono per il riciclo, quindi non avevo fogli bianchi, quindi potete controllare un po' i titoli. Vi dicevo, questa non è un'opera di Alan Nagy, perché viene disegnato e Andala non è appunto della penna, della matita di Alan Nagy, ma di Latouf, che è un altro disegnatore, infatti vedete la firma lì, del 2011, e viene disegnato mano nella mano con Vittorio Arrigoni, perché anche Vittorio Arrigoni verrà ucciso a Gaza, viene assassinato. Chiedono il riscatto alla famiglia in Italia, le trattative non fanno in tempo, nel giro di 18 ore Vittorio Arrigoni muore. E la sua opera è veramente importante. C'è un episodio in particolare in cui viene querelato da una delle giornaliste del TG1, Grazia Dei, perché comincia, diciamo, una diatriba con corrispondenza in cui lui si rivolge alla collega cercando di far dirimere, di veicolare personalità maggiormente oggettiva rispetto alle situazioni a Gaza e all'occupazione palestinese. E dopo, pensate, diverse espressioni di stima che Vittorio Arrigoni avrà per due giornalisti, eminenti giornalisti italiani di cui io stessa ho molto stima, che sono Roberto Saviano e Marco Travaglio, a proposito di alcune loro dichiarazioni pro Israele, cercherà anche lì, anche in quel caso, di avvicinarsi a loro per fargli capire qual era la realtà a Gaza. Potrei continuare tantissimo su Vittorio Arrigoni. Lui e Angelo Frammartino sono due degli attivisti e degli operatori che hanno proprio dedicato la loro vita non soltanto alla causa palestinese, anche se nell'ultima fase della sua vita sì, nello specifico, ma sono un patrimonio. Vittorio Arrigoni e Angelo Frammartino sono un patrimonio che dovremmo custodire, perché sono degli intellettuali, sono degli attivisti che rispetto ai valori che proclamiamo dell'Occidente, quindi della giustizia, dell'uguaglianza e dell'equità, hanno proprio fatto tanto e speso la loro vita. Sono veramente una voce molto trasparente e candida. Volete chiedermi qualcosa a proposito di queste opere? Ho anche delle informazioni in più rispetto a Vittorio Arrigoni, ad Alan Nagy, ad Andala. O volete che prosegua? Prosegua. Però a un certo punto sappiamo, no, che dobbiamo interagire. Proseguiamo con la prossima opera. Ok, questa è un'opera composita molto bella, che vista dal vivo è stata in mostra in tutta Europa negli anni 90. È stata in alcuni musei importantissimi, persino il Museo d'Orsay a Parigi per una temporanea, e di Sliman Mansour. Sliman Mansour è considerato uno dei più importanti artisti palestinesi contemporanei, è nato nel 1947, quindi l'anno prima della proclamazione della nascita dello Stato di Israele, e gran parte del suo lavoro è visto come un commento culturale dell'esperienza palestinese del XX secolo. È stato anche il premio UNESCO Sharia per la cultura araba nel 2019, il premio Palestina per l'arte visiva nel 1998 e il gran premio del Nilo alla settima biennale del Cairo dello stesso anno, quindi nel 98. Se volete conoscere di più le opere di Sliman Mansour, che sono così tanto colorate, vivaci, ma anche vivaci anche di un elementarismo geometrico delle figure, dei disegni, chiaramente lo dico sempre perché non è qui, non è venuto qui spesso, purtroppo la nostra rappresentazione in proiezione è sempre molto piatta, le opere d'arte andrebbero sempre viste, pulite, osservate ed esperite dal vivo, ma intanto noi cominciamo a diffonderle, proviamo a divulgarle. E ho scelto quest'opera appunto per chi volesse conoscerlo, il sito è proprio slimanmansour.com. Trovate tantissime opere ed è davvero di grandissima ispirazione, adesso è un uomo molto grande e sto cercando di procedere in questa mostra degli artisti palestinesi una sorta, in modo un po' cronologico ma anche con un senso tematico. Alan Nagy era nato nello stesso anno appunto di Sliman Mansour, ma è morto, lui è ancora vivo, è una persona anziana ovviamente, però è
femminista. È stato appunto uno degli esponenti maggiori dell'arte palestinese. Ho scelto quest'opera proprio perché è una composizione che rappresenta il Medio Oriente. Il suo titolo infatti è Abbracciando il Brest Midwest, the Middle East, scusate, e rappresenta nella simbologia e in alcuni dei simboli particolari i paesi della parte del Medio Oriente che si affaccia nel Mediterraneo nell'Egeo. Ne riconoscerete sicuramente qualcuno. Se avete qualche domanda rispetto a qualsiasi cosa chiedetemi, non voglio fare un'analisi puntuale perché come dico sempre non sono una critica d'arte, ma è appunto uno stimolo per conoscere un po' di questo artista. Conoscendo appunto Slim Al-Mansur posso dirvi semplicemente che quest'opera, il campo del Medio Oriente, mi ha riportato a un corso sulla letteratura postcoloniale che facevo nei miei anni a Modena, che era studentato dalla libreria del film. Mi ha incontrato un ragazzo di Amman, quindi giordano, che i quinoni erano palestinesi. E abbiamo visto questo quadro in una lezione, quella l'ho completamente dimenticato. Quando dovevo scegliere un'opera rappresentativa di Slim Al-Mansur mi è venuto in mente e mi sono venute in mente anche delle nostre conversazioni. Questo ragazzo si chiama Omar, ci siamo risentiti in questi giorni, non ci sentiamo veramente da tantissimo tempo, e ricordo tantissimo che mi diceva: guarda che Slim Al-Mansur è l'artista del Sumud. Il Sumud è quello che noi oggi chiameremo la resistenza, ma in arabo sumud vuol dire costanza, perseveranza. Ed è una traccia, una caratteristica identitaria molto importante per la resistenza palestinese, perché chiaramente sono 75 anni che soprattutto la striscia di Gaza è un'enclave che è proprio un vessillo e bandiera della resistenza contro questa occupazione, a questa totale occupazione dei territori. Quando io parlavo con lui, parlavo sempre appunto dell'intifada, in particolare della prima e della seconda, perché oggi potremmo, non possiamo neanche chiamarla intifada quella di oggi. La prima intifada è stata appunto nel 1987, perché nel 67 fu la guerra dei sei giorni. E io traducevo intifada con rivolta. Ci sta, corretto, mi diceva. Però un giorno a un certo punto Omar mi disse: guarda che intifada in arabo vuol dire sussulto. E io lo guardavo, pensavo che fosse un po' pedante sì. E lui mi ha detto: è fede importante perché non sussulti mai umanamente per qualcosa che non ti provoca paura e angoscia. Se la rivolta è un sommovimento causato da rabbia, da frustrazione, da un senso appunto di rivalsa, il sussulto ha in più quella chiave di componente emotiva che è la paura e l'angoscia. E questo per noi è importante, cioè la nostra rivolta è stata provocata soprattutto dalla paura e dall'angoscia costante dei rastrellamenti, dell'occupazione, dei metodi dell'esercito israeliano. E in questi giorni appunto quando ci siamo sentiti lui mi ha detto: sì, Fede, io non sono ad Amman, in questo momento sono a Firenze e i miei nonni ormai non ci sono più, però i miei genitori mi raccontano sempre qualcosa e loro parlano sempre del kahe. Il kahe noi lo traduciamo come rabbia, ma non è rabbia. Lui mi ha scritto questo messaggio e vorrei riportarvelo perché è stato molto poetico. Mi ha scritto: Fede, kafer è quando provi rabbia con un fuoco basso, ravvivato da ingiustizia, oppressione e razzismo, che viene sminuita, negata e lasciata che bruci lentamente per un secolo. E poi provi a parlarne, ma nessuno ti ascolta. Così finisce per sedimentare nel tuo cuore e si poggia su tutte le cellule del tuo corpo e diventa la tua impronta genetica e si muove attraverso le generazioni e un giorno senti che non riesci più a respirare. Kaher è esondato, ha rotto gli argini. Allora piangi, ma il ciclo dopo un po' si ripete. Kaher
non è solo rabbia. Questo lui mi ha detto Mar, e questo ovviamente non tanto per fare una ricostruzione culturale delle parole, ma ogni parola in ogni lingua ha una sua dimensione storica e ha una sua dimensione geografica determinata dagli avvenimenti che colpiscono le generazioni e la trasmissione del sapere, la trasmissione del dolore, come dice lui, per generazioni. Io vorrei che voi mi chiedeste qualcosa, siamo qua a metà del percorso, quindi per evitare questa unica tirata, se qualsiasi persona volesse chiedermi qualcosa a proposito dell'opera in generale, possiamo interagire un pochino, poi io proseguo. Però tu sai, c'è una cosa che nel tuo lavoro razzale, storiando i morti da una parte all'altra, e ora parlando di questa rabbia, di questa rabbia. Perché questo Caera si è espresso con l'attacco di Hamas l'8 ottobre? Perché ha dato a Israele la possibilità di poter fare quello che ha fatto? Ok. Allora, qual è la sottolineatura di questo fatto? Perché cioè, quello che hanno fatto loro è stato la possibilità, hanno dato in mano l'arma a Israele di fare quello che voleva. Sì, è letta da sotto questo punto di vista. Parto un pochino dall'inizio, perché per arrivare al 7 ottobre del 2023 dobbiamo partire dall'inizio, cercherò di essere sintetica ma anche esaustiva. Nel 1948, allora, i territori della Palestina nascono, e si Filastina è una zona come la Galilea che noi conosciamo attraverso i testi sacri. Alla fine della prima guerra mondiale, c'è lo sgretolamento di tutti i più grandi imperi. Questa zona rimane un protettorato britannico. A seguito della seconda guerra mondiale, a causa appunto dell'olocausto e del genocidio ebraico, per risolvere il problema della diaspora ebraica, si vuole compensare il grandissimo dolore e danno inflitto agli ebrei creando uno Stato. Si sceglie trasversalmente, anche per la simbologia della presenza di Gerusalemme, i territori della Palestina. Lo Stato della Palestina viene proclamato unilateralmente nel 1948. E nel 1948 voi immaginate letteralmente che arriva un esercito foraggiato dalla Gran Bretagna, dalla Francia e dagli Stati Uniti, che prende delle persone da casa loro, le tira fuori e le spinge in quello che è il grande disastro, la prima Nakba, da cui non potranno più ritornare. Sono circa 200.000 le persone che nella prima Nakba escono dalle loro case. C'è la testimonianza di uno scrittore, mi sembra che sia Amos Oz, che è appunto ebreo, che dice: mia nonna arrivò in una casa sulla spiaggia bellissima, le diedero le chiavi, entrò e c'era ancora la farina con cui avevano cucinato il pasto del giorno prima. Si accorse che quella casa era stata vissuta fino al giorno prima. Quando chiese dove erano gli abitanti, gli dissero che erano partiti volontariamente. Mia nonna capì e uscì da quella casa, non volle più rientrarci. Chiaramente non tutti risposero così, no? Questa è la prima Nakba nel 48. Voi immaginate appunto questa situazione nei territori, come se noi abbiamo dato una porzione extraterritoriale per costruire Sigonella. A un certo punto gli americani cominciano in pochissimo a occupare tutta la Sicilia, arriva un esercito tricuspide dell'Unione Europea e comincia a cacciarci dalle nostre case. Cosa succede? La prima guerra d'indipendenza. Dal 1948 al 1949 l'esercito palestinese affronta l'esercito israeliano in formazione, quindi gli eserciti europei. Questa è la prima guerra d'indipendenza, 1949. Questi 200.000 coloni dove vanno? Vanno verso la striscia di Gaza. La striscia di Gaza è questa anomalia geografica che è stata fondata proprio dai creatori dello Stato di Israele, perché questa enclave di 360 chilometri esiste grazie al fatto che i palestinesi richiamano in aiuto gli egiziani, l'esercito egiziano si asserraglia via mare e via terra in questa porzione. Possiamo far vedere, forse ce l'abbiamo, sapevo che un po' mi sarebbe servita quell'immagine. Ecco, questa. Si asserraglia in questo, poi vedete qui un
prima con la presa di posizione, è molto chiaro, ci sono delle date. E si atterraglia in questa enclave, che è quella della striscia di Gaza, e questi palestinesi del nord soprattutto vengono spinti verso l'asserragliamento egiziano. Qui rimangono. E nonostante le varie incursioni, la prima dei quali nel 1967, attraverso la guerra dei sei giorni, questi 80.000 palestinesi dell'enclave, più i 200.000, sono 280.000 palestinesi, riescono a resistere dal 49 al 67 con tantissime vessazioni e con quello che appunto noi oggi conosciamo, ma è sempre stato il regime dei checkpoint. Loro entrano ed escono, sono sì controllati. Anche qui immaginate che se dovete andare a fare una visita a Reggio Calabria dovete chiedere il permesso alla Spagna, che ve lo negherà sempre. E non sono liberi di uscire e di entrare quando vogliono, sono effettivamente segregati, quello che oggi non chiama appunto la prigione più grande del mondo a cielo aperto. Nel 67 la guerra dei sei giorni viene occupata. Perché vogliono occupare questo piccolo spazietto gli israeliani? Perché chiaramente lì sono tutti palestinesi, non sono mai tornati nelle loro case, sono passati circa 20 anni e hanno paura che ci sia un focolaio di nazionalismo, perché è chiaro che si crea una resistenza. Provano ad occuparla, non ci riescono in questa nella guerra dei sei giorni, ci riescono affamandoli. Quindi nel 67 effettivamente la striscia di Gaza viene a un certo punto, dopo la guerra dei sei giorni, occupata attraverso strategie e tattiche appunto di fame, che è quello che sta accadendo anche oggi. Dal 67 al 1987, la prima intifada, diventa di nuovo territorio palestinese. Nel frattempo, israeliano, nel frattempo e tutti i coloni israeliani cominciano a rodere sempre di più attraverso la colonizzazione e l'occupazione arrangiata dagli strumenti economici e da Israele e tutti i territori della Palestina. E i palestinesi andranno sempre nei campi profughi. Quelli della Cisgiordania e del resto della Palestina si muovono soprattutto verso l'Egitto e verso il Libano a nord. Tant'è che nell'82, prima della prima intifada, abbiamo le grandissime stragi del quartiere di Sabra e Shatila. Sabra e Shatila che vengono rasi al suolo con migliaia e migliaia, con centinaia di migliaia di morti palestinesi inermi che vengono asserragliati dai tanti israeliani e uccisi anche da un gruppo falangista cristiano libanese che era affiliato in Israele. Quindi pensate, 48, 67, 87, 82 vengono sempre uccisi con apartheid. Oggi come oggi, tutti i palestinesi che sono morti in Cisgiordania, che stanno morendo nella striscia di Gaza e che non stanno andando a lavorare attraverso i checkpoint, in particolare il checkpoint di Erez, sta lasciando le famiglie israeliane in questo momento senza i propri camerieri, autisti, governanti, banconisti dei bar. E cosa sta succedendo? Il mercato si sta spostando sugli indiani e sugli sri lankesi, che sono nei territori limitrofi. Quindi stiamo sopperendo questa forza lavoro con un'altra forza lavoro, perché per anni i palestinesi hanno fatto questi lavori e solo per questo potevano uscire dalla striscia di Gaza o lavorare nei territori colonizzati. Nell'87, scusate, la prima intifada, tentano di prendere un po' di controllo, tentano di proteggere i loro territori, riescono a malapena. Poi ci sono gli accordi di Oslo nel 90 che falliscono, ce li ricordiamo con la foto di Clinton che non c'entrava niente, perché gli accordi erano fatti appunto all'epoca della volontà di Arafat. E poi nel 2000-2005, 5 anni per la seconda intifada, in cui finalmente vengono ammainate le bandiere di Israele nella striscia di Gaza. Nel 2005 riescono a riprendersi la striscia. Riescono a riprendere la striscia e nel 2018, quindi recentemente, viene costruito il muro. Possiamo passare all'opera. Così ritorniamo dalla storia un po' anche l'arte. Questa è qua. E così ci teniamo il muro sempre presente. E il muro viene costruito tra il 2018 e il 2019. C'è di nuovo un'escalation, soprattutto nell'opinione pubblica, riguardo quello che sta accadendo. Cioè, hanno costruito un muro sovvenzionato, come tanti altri muri, anche dalle economie e dai guadagni che hanno con il mercato europeo e dell'Occidente in generale, ma nessuno fa niente a livello istituzionale. Cioè, viene costruito un ghetto, una prigione, non ci sono più soltanto checkpoint, ma c'è un muro vero e proprio di cemento altissimo. Quest'opera è di, e risponderò alla tua domanda, è di Khaled Urani,
Khaled Urani è nato nel 65 a Hebron in Palestina, è noto per aver creato proprie opere e per aver ricoperto come unico palestinese una serie di incarichi molto importanti e prestigiosi nel campo dell'arte. È per esempio il presidente dell'Accademia Internazionale d'Arte Palestinese, che lo è stato dal 2007 al 2010, ed è stato direttore generale dal 2010 al 2013 di numerosissimi festival in Palestina. In particolare lui è riuscito, tramite un film documentario bellissimo che poi vi dirò, a portare il busto di donna, il busto da femme di Picasso in Palestina, con un'operazione di burocrazia e di assicurazione per portare un'opera di Picasso in Palestina. Allucinante, c'è questo documentario che, se non fosse appunto preoccupante, raccapricciante nella forma di emarginazione e isolamento anche artistico e culturale, sarebbe divertente perché prova in tutti i modi e riesce finalmente a portare un'opera di Picasso in un museo interno alla Striscia di Gaza. La sua seconda opera, la possiamo vedere, è sempre un'opera in cui lui, sempre successiva, lui rappresenta il muro. E questo quest'uomo, questo ragazzo, che chiaramente non esiste perché non è raggiungibile in alto, ci sono comunque sempre dei checkpoint per cui non si può affacciare, non si può uscire senza autorizzazioni. Tutto questo per arrivare alla domanda. Hamas chi è? Cos'è e come nasce? Hamas nasce nel 1987 in particolare, durante la prima intifada. Dal 1948 al 1987, nonostante i tentativi di accordi bilaterali e i contatti con il resto dei paesi della Lega Araba, in particolare con l'Iran, che è un paese a maggioranza sciita, si tentano numerosissime mediazioni. Le vessazioni e l'occupazione continua, assolutamente assordante e agghiacciante, fa sì che cresca chiaramente la richiesta di una liberazione che va in una tendenza armata. Quindi anche qui il discorso sulla quale dobbiamo riflettere è sulla parola terrore, come la parola kahr, rabbia. Il terrore, riflettiamo un pochino su chi fa terrore, per quanto tempo, a chi e in che modalità. Non ci sono soltanto i terroristi ultimi che sono la fine di una catena alimentare che poi provoca appunto questa escalation, ma ci sono anche dei metodi di terrore che per decenni hanno montato sulla popolazione della Striscia di Gaza, che nel 2006 attraverso delle elezioni vota il partito di Hamas. E Hamas prende il controllo appunto della Striscia di Gaza, sottraendolo al partito di liberazione palestinese, che invece mantiene il controllo sui territori della Cisgiordania. L'operazione che Hamas ha compiuto il 7 ottobre attraverso diverse fonti è un'operazione che veniva preparata da 2 anni e che ha potuto contare su questo successo, perché l'esercito è arrivato 24 ore dopo, perché grazie e a causa della bassa tensione nella Striscia di Gaza in questi ultimi anni, l'esercito è sempre lì a proteggere e suffragare in Cisgiordania la colonizzazione attorno a diversi campi profughi, come quello di Jenin, che aveva avuto la rivolta dell'anno scorso in cui muore la corrispondente Shirin. Quindi l'esercito è lì e in Cisgiordania la maggior parte del tempo, perché la Striscia con questo muro viene tenuta in bassa tensione. Arrivano tardi e riescono poi a un certo punto a sgominare questo attentato, perché non c'è esercito attorno a Gaza, ormai è una zona che loro controllano così, sedandola, affamandola, e arrivano tardi per questo. Hamas è un'operazione costruita Hamas è un partito nazionalista e teocratico. La sua ala armata sono le bande di Al-Qassam, di cui il capo di questo momento è Deif, Mohammed Deif, che è capo di Hamas, delle brigate Al-Qassam, e come tutti gli altri miliziani di Hamas ha perso la famiglia e i figli per bombardamenti, attacchi o malattie che non sono state potute curare all'interno della Striscia di Gaza. Hamas nasce per questo, come qualsiasi, cioè Hamas non è l'ISIS, perché ha una storia differente. L'ISIS è un movimento integralista, jihadista, che appunto ce l'ha con l'Occidente verde, ma diverse cellule. Hamas è della Palestina, anzi perdonami, è della Striscia di Gaza. Però
vorrei dirti, era un po', speravo in qualche domanda del genere, e vi leggo questo. Hamas in arabo vuol dire zelo, coraggio. È un'organizzazione politica e paramilitare palestinese fondata da Ahmed Yassin nel 1987, durante la prima intifada. Nel 2006 ha vinto le elezioni parlamentari, l'anno successivo ha preso con la forza il controllo della striscia di Gaza, ecco perché non ci sono poi più ripetute le elezioni nella striscia dal 2006 che c'è Hamas al potere, perché chiaramente adesso lo mantiene con la forza, sottraendolo all'autorità nazionale palestinese. Israele ha risposto con il blocco della striscia, limitando i movimenti di merci e persone, mettendo in ginocchio l'economia locale. Oggi i leader dell'organizzazione sono Eyas, Sumbara e Ismail Haniyeh, che hanno avvicinato il gruppo all'Iran e ai suoi alleati, incluso il movimento libanese di Hezbollah. Le brigate al-Qassam sono la sua ala militare. I suoi obiettivi sono la liberazione dei territori palestinesi dalla presenza ebraica e la distruzione di Israele. I militanti hanno compiuto molti attacchi suicidi e dall'inizio degli anni 2000 hanno lanciato dalla striscia di Gaza migliaia di razzi contro Israele, che però, grazie al suo apparato, va sempre intercettato. Ecco perché le operazioni di terra di Hamas riescono a valicare attraverso i tunnel sotto Gaza e uscire a colpire le zone limitrofe. Quello che vorrei dire è che, insieme a tutto quello che sto dicendo, è che hanno ucciso 40 bambini. La decapitazione è ancora, anche il Ministero dell'Interno israeliano non ha accertato che fosse stata, ed è molto probabile che non sia stata la decapitazione ad opera di Hamas. Ma quello che io oggi dico è: perché quei 40 bambini uccisi e morti hanno segnato e intaccato così tanto la nostra percezione? E oggi sono morti, anzi in questa settimana, sono morti 37 bambini prematuri nell'ospedale Al-Shifa perché si sono spente le incubatrici, perché non hanno elettricità. Questi 37 bambini sono bambini come quei 40 bambini, però non ne sappiamo nulla. Altra cosa, la nostra narrazione, soprattutto dei primi di ottobre, ha fatto sì che noi conoscessimo le storie di tutti i civili uccisi da Hamas in Israele. Sapevamo della piccola ragazzina fan di Harry Potter, sapevamo come si chiamava, conosciamo i nomi. Di nessuna delle vittime palestinesi conosciamo i nomi, abbiamo soltanto dei numeri. Questo fa sì che ci sia una percezione differente e va ammesso senza alcun dubbio. Volevo leggervi quest'altra cosa rispetto appunto alla comprensione della situazione di Gaza. Ancora non so le quelle. La superficie della striscia di Gaza è, per fare un confronto con Roma, 3,5 volte più grande. Gli abitanti di Gaza sono 2.098.389, quelli di Roma sono 2.748.109. Il 71% degli abitanti di Gaza ha lo status di rifugiato. Perché? Perché la striscia di Gaza, questa enclave di 360 km, originariamente aveva 80.000 abitanti. Ne sono arrivati dalla prima Nakba 200.000, ma poi ne sono arrivati tantissimi altri, perché era l'unica zona dove potessero vivere senza espatriare. E pensate che la Nakba, cioè questa prima rovina, questo disastro, oggi loro la chiamano la seconda Nakba, perché sono tantissimi che stanno migrando dal nord della striscia al sud, la chiamano la seconda Nakba, è un segnale molto particolare che avevano i nonni della prima Nakba rispetto agli attuali ragazzi e giovani, era la chiave di casa. Molti di loro portano l'accetto con una chiave di casa. La chiave per i palestinesi è il simbolo della Nakba, la chiave di una casa dove non sono mai più tornati, non potranno più tornare. È chiaro che questa operazione di pulizia etnica e spostamento massivo dal nord della striscia al sud, e poi c'è un piano che è uscito da fonti governative, c'è un'altra immagine che poi forse faremo vedere, è di portare tutta questa gente verso il Sinai in Egitto. Loro vogliono prendersi Israele del tutto e far sì che con questa seconda Nakba chi sopravvive non sia più nel territorio israeliano, non gliene frega niente dove andranno. È un'altra rovina Nakba, quindi chi si sta muovendo per sopravvivere, chi lo sta facendo consapevole che non tornerà mai più in quelle terre. E continuo. Quindi il 71% degli abitanti di Gaza è lo status di rifugiato. A Gaza le persone
persone tra 0 e 14 anni sono il 39% della popolazione. In Italia, per darvi un'idea, sono il 12%. Ecco perché la metà sono bambini, perché c'è un tasso di nascita molto alto, sono molti bambini presenti. Quello con più di 65 anni, le persone più di 65 anni sono il 2,9%, a Gaza, per darvi un'idea, in Italia sono il 23%, dal 2,9 al 23%. A Gaza l'età media è di 18 anni, in Italia è di 46 anni. Il tasso di crescita della popolazione è dell'1,9%, mentre in Italia è negativo, siamo a meno 0,1%. La speranza di vita alla nascita a Gaza è di 75 anni, di 82 anni in Italia. A Gaza nel 2022 l'elettricità c'è stata per in media per 13 ore al giorno. Il 96% dell'acqua dell'unica falda acquifera non è adatta al consumo umano, dunque 1,8 milioni di persone hanno bisogno di assistenza umanitaria per l'acqua, i servizi igienico-sanitari e l'igiene in generale. A Gaza nel 2022 più di 20.000 pazienti hanno chiesto un permesso per potersi curare all'estero. Israele ha respinto o ritardato il 34% di queste richieste, anche di malati molto gravi. A Gaza ci sono 32 alunni e alunne per ogni insegnante. L'aspettativa di vita scolastica è di 13 anni contro i 16 anni in Italia. Il tasso di disoccupazione tra i giovani di Gaza è del 75%, in Italia del 21%. Il PIL pro capite di Gaza è di circa 900 euro, quello italiano è di 30.855 euro. L'80% degli abitanti di Gaza dipende dagli aiuti umanitari e le persone che vivono sotto la soglia di povertà sono l'81% della popolazione. In Italia è 9,4%. Gli abitanti della striscia di Gaza non possono andare via né tornare liberamente. Questo credo sia il MUS, da cui chiaramente nasce una situazione del genere. Quindi la domanda costante, condanni gli attacchi di Hamas, è, ribadisco, carente e faziosa, perché se non parliamo del contesto non potremmo mai avere la visione di quello che vuol dire. Considerate che 9.000 arrivi circa in Italia di rifugiati o richiedenti asilo ogni anno mettono in crisi l'Italia e la mettono in crisi per uno stato continuamente emergenziale. Noi siamo 50 milioni e arrivano più o meno in media 9.000 persone l'anno, di cui la maggior parte transita e va altrove, soprattutto per una questione linguistica. E da noi viene chiamata invasione da una certa parte della stampa e della propaganda. Come pensate che potremmo mai reagire? Come pensate che avremmo reagito di fronte a una situazione del genere di 75 anni? Ieri sera ho visto un film che adesso io cerco adesso di contemporare serietà e un po' di cose facete, che sono gli Hunger Games. Chi ha visto gli Hunger Games? Sono un film fantasy, ok. Una cosa che mi ha colpito è che prima degli Hunger Games, appunto, una trilogia dove c'è una realtà distopica, sono diverse cose che mi hanno colpito. 75 anni sono gli anni che porteranno alla terza edizione della memoria, 75 anni sono gli anni dell'occupazione in questo momento di Israele, ma la cosa più incredibile è che i militari di Capitol City, che appunto io rappresentavo nella mia immagine come Israele, si chiamano pacificatori. L'esercito regolare di Israele si chiama Israel Defense Force. Se tu chiami i tuoi militari già con defense, entri in una narrazione in cui ti devi difendere quando in realtà stai attaccando, come quei pacificatori in quella scenario fantasy distopico non fanno altro che iniziare a arginare. Questo per dire che delle volte le utopie o le distopie più che altro rappresentano molto vividamente quello che abbiamo sotto gli occhi e di cui non ci rendiamo conto, a partire dalle parole, a partire proprio da come chiamiamo le cose oltre che da come raccontarle. Passando da Hurani all'ultima opera di oggi, anche se ho parlato tantissimo. Ok, lei è Nida Badouan. Siamo proprio nel vivo di Hamas. Hamas prende appunto il potere nel 2006 e lo mantiene, il partito, e lo mantiene con la forza. È un partito teocratico che ovviamente ha dei suoi tribunali.
sia adesso lei, non nessuno di voi lo sa, perché non è in contatto neanche con gli amici europei, ha scattato queste foto di se stessa perché si è volontariamente reclusa in casa sua per 20 mesi dopo aver subito dei maltrattamenti da Hamas, l'hanno praticamente picchiata perché lei si rifiuta di mettere il velo. Si rifiutava di mettere il velo, Hamas un giorno per strada la prende, la arresta, la picchiano e la rimandano a casa. Allora lei decide di chiudersi in casa per 20 mesi, nella sua casa di 9 metri quadrati, perché c'è un tasso di potenza di popolazione altissima, e si fotografa in tutte le sue attività quotidiane. Questo progetto è un progetto che è stato esposto nel 2017 a Messina, all'Orto Botanico, e subito dopo è stato a Valencia, a Berlino e, se non erro, anche a Copenaghen, non mi ricordo bene. Ed è il progetto di questa giovanissima fotografa che, con cui vi lascio, perché è una delle artiste emergenti fra i tantissimi artisti. Di cui vi dico semplicemente alcuni nomi, sono tutti più o meno suoi coetanei, sono Sara Papà, Shirin Dambra, che è una videomaker, Nour Abdraffé, che è anche lei una videomaker, il suo lavoro è praticamente quello di tracciare l'assenza, ed è un lavoro che si estrinseca sotto forma di video e performance, che vogliono raccontare le mostre perdute, cioè le opere d'arte palestinesi che sono state vittime del colonialismo europeo, dell'occupazione israeliana, e che nell'asse sincronico e diacronico sono completamente scomparse in quella che è stata la scelta, la predilezione di altri stili artistici rispetto alla possibilità e all'opportunità che hanno avuto molti artisti palestinesi di avere, di Gaza in particolare, di avere contatti con il resto del mondo a 360 gradi. E lei poi è uscita di casa, chiaramente, è arriva, adesso non sappiamo lei dove sia. Prima di congedarmi, avete altre domande? Io l'attacco da parte di Hamas del 7 ottobre, sì, non prevedeva da loro stessi questa risposta da parte di Israele così forte e potente? Probabilmente sì, era un attacco suicida per molti di loro, sapevano che non sarebbero tornati indietro, infatti molti dei furgoni con cui uscendo dai tunnel avevano abbandonato, sì, ma questo senso dico, non si aspettavano questa risposta da parte di Israele? Sì, se l'aspettavano, ma muoiono comunque di fame e di sete lì dentro, molti dei miliziani hanno perso la famiglia, non c'è molto da perdere quando si arriva a questo punto, quindi chiaramente adesso la ripercussione su civili, su bambini. Però anche lì mi viene da pensare di nuovo agli Hunger Games. A un certo punto si decide di resistere, di voler vivere uscendo da questa impasse di decenni, di decadi, di costrizioni, di limitazioni, cioè essere in un posto dove siamo 2 milioni, 360 metri quadri, dove non possiamo uscire, dove siamo. I giovani hanno il 75% di tasso di disoccupazione, non c'è futuro, non c'è la percezione del futuro e non possono uscire a cercarselo. C'è la fame, hanno bisogno continuamente di cambi, di operazioni umanitarie per avere acqua potabile, per avere cibo, fanno fine, vivono in condizioni di sovraffollamento. Quindi certo, ora sono disperate, stanno morendo, c'è un genocidio, ma questo non può giustificare il fatto che dovevano prevedere la risposta di Israele. Noi stiamo dicendo perché l'hanno fatto, lo sanno che quelli sono cattivi, ma il fatto è che quelli sono cattivi, cioè quello, cioè, semplificando, è quella la distorsione che noi, diciamo, gli hanno dato una leva, uno strumento, ma sono 75 anni che muoiono così all'improvviso. Uno dei piccoli che vi consiglio è Bazer con Bashir, che proprio fa vedere cosa succede, cosa è successo ai profughi che erano in Libano, c'è gente che era andata via dalla Palestina, sono morti, ci furono cataste e cataste di morti per giorni senza essere seppelliti. C'è una lettera di un giornalista britannico del 1983 che a un certo punto, quasi in burnout, scrive al New Statement di Londra che non riescono a stare fermi a scrivere perché appena si fermano vengono praticamente sopraffatti dalle mosche, che si soffermano soprattutto in bocca e nei bulbi oculari, perché erano talmente tanti morti a Sabra e Shatila senza
che c'erano le mostre che si accertavano un numero talmente esagerato, che si accertavano se fossero vivi o cadaveri ogni persona che fosse immobile. Lui non riusciva a scrivere il pezzo perché era asserragliato dalle mostre che si poggiavano sui cadaveri. Questo va studiato, ci sono tantissime, c'è una bibliografia amplissima di cui potremmo parlare per ore, ci sono degli artisti che cercano di far capire attraverso vignette, libri, testi, saggi, fotografie, dipinti, che cos'è la questione palestinese, ed è una cosa grandissima. E il problema non è che Arma hanno consentito ad Israele, perché se non fosse stato il 7 ottobre per un attacco di Hamas, sarebbe comunque successo, perché è un piano governativo ben definito quello di liberare del tutto Israele a un certo punto nei prossimi 5-10 anni dei palestinesi. Quindi hanno, si sono giocati un po' il tutto per tutto, anche perché ribadiscono operazioni di 2 anni, avere quelle mimetiche che erano molto simili alle mimetiche dei poliziotti israeliani. Quando arrivano in uno dei primi villaggi di frontiera, i primi civili che uccidono vanno incontro ai loro soldati, cioè sono per la scala davanti a casa, vanno incontro perché hanno delle mimetiche abbastanza simili e poi vengono uccisi. Quindi avere delle mimetiche, avere comunque gli strumenti, le armi, i furgoni, avere il passaggio dei tunnel e anche poter avere degli spazi di recinzione e poter catalizzarsi soprattutto negli obiettivi militari, anche questo è stato carente. 1000 soldati muoiono perché loro sono arrivati soprattutto nelle questure israeliane, negli obiettivi militari. I civili che sono morti sono stati collaterali o comunque anche perché effettivamente volevano avere lo stesso effetto e impatto che hanno sulla propria popolazione civile. Io, cioè, non volendo apparire parziale e faziosa, vi do questi dati che sono stati emessi dall'esercito israeliano, quindi neanche da una fonte esterna. Israele dice, certifica che ha eliminato ad oggi almeno 60 combattenti di Hamas. Considerate le 12.000 vittime attuali in Palestina, significa che per ogni terrorista o presunto tale che ha eliminato 60, ha ucciso almeno altri 180 civili. Sono stati uccisi, sempre secondo le date emesse dall'esercito israeliano, 48 giornalisti, 493 operatori sanitari, 18 rappresentanti della protezione civile palestinese. Il 70% della popolazione ha dovuto evacuare le proprie case. Sono stati utilizzati 30.000 chilotoni di esplosivo. L'80% degli ospedali è stato distrutto ed è inagibile. 222.000 case sono state distrutte. 42.000 edifici residenziali a più piani. 88 edifici governativi. 282 scuole bombardate. 248 moschee. Questi non sono edifici militari. E c'è un concetto molto particolare che mi piacerebbe dire, che in astronomia la velocità di fuga è la velocità minima che un oggetto deve acquisire per sottrarsi all'attrazione gravitazionale. La velocità di fuga che hanno conquistato i bambini e i civili palestinesi in questo momento è una velocità di sottrazione all'attacco gravitazionale, cioè gravitazionale nel senso proprio di esplosione di questa situazione. Scusa, Fede. Sì. Tu come al solito sei molto coraggiosa a portarci in certi ambienti e leggo che vorresti prenderci la mano per condurci dentro un conflitto. Un conflitto che è uno dei 170 conflitti in questo momento aperti in tutto il mondo. E tu accendi uno spot per qualche minuto su una guerra che è una guerra etnica e come tutte le guerre etniche nel mondo ha delle logiche comuni, quindi potremmo parlare delle logiche che ci sono state nelle guerre etniche della Federazione Jugoslava, con gli Uzi in Africa e adesso questa che è una guerra etnica. Ed è una guerra etnica semplicemente perché Hamas, che prende il potere con la forza, come tu hai detto, e perché è così, scalzando l'Organizzazione della Liberazione della Palestina, che è un organismo riconosciuto dalla comunità internazionale, lo mantiene con la forza. E l'obiettivo di Hamas, quando fa quell'attentato, in questo mi ricollego a quello che Riccardo voleva dire, secondo me, è che non è che va a rivendicare i diritti del suo popolo che difende, a suo modo di vedere, ma
l'endpoint più importante di Hamas è di annientare Israele. Allora, entrare nelle logiche di queste guerre è veramente un problema di lana caprina, perché ci sarà sempre, alle tue valutazioni che io posso anche condividere, ci sarà una parte della cultura di Hamas, del mondo occidentale, del mondo arabo, del mondo israeliano, che con altrettante ragioni riesce a interpretarlo, che sono opposte esattamente a quelle che stiamo dicendo adesso. Allora, il problema non è questa guerra in particolare, ma il problema è l'uomo che ha un rapporto con le guerre. In Ucraina sono morti 550 bambini e non uno solo, il primo, ha una ragione di esistere, perché quella è un'invasione palese di un territorio che è il proprio, dove a casa tua all'improvviso arriva una grande potenza mondiale e dice: da questo momento in poi questo territorio è mio per determinate ragioni. Ne muoiono 550, per alcuni sono tanti, per alcuni sono pochi, per me uno solo è assolutamente inutile. Allora, entrare nella logica di queste guerre così è, a mio avviso, una maniera sbagliata per valutarle, questa è la mia opinione, anche perché tutte le ragioni di questa situazione che c'è in Cisgiordania, in Israele, fanno capo a delle ragioni ottenute da un conflitto precedente, come hai detto tu, che è quello della Seconda Guerra Mondiale. Alla fine della Seconda Guerra Mondiale avevano dei debiti nei confronti di Israele per una Shoah che noi non abbiamo ancora chiarito e non la vogliamo chiarire, perché le ragioni si sono di nuovo inabissate in tanti comportamenti che ancora esistono in tutto il mondo nei confronti di questa genia, cioè gli israeliani. Queste avevano il debito nei confronti di questa nazione e avevano dei debiti di rapporti di forza e di riconfinamento, e pensarono a questa strategia, che era chiaramente una strategia fallimentare, ma in un posto dove secondo loro poteva ancora esistere questo criterio, di rifondare una striscia, che era una follia, di Gaza, e di dare soprattutto un territorio a Israele. Poi avremmo dovuto riconoscere questo territorio della Palestina, sì e no, questo si vedrà, ma tutto questo è una logica sbagliata che viene da una logica di guerra, che è la Seconda Guerra Mondiale. Quindi la cosa di cui mi vorrei occupare, e qui in questo mi faccio prendere la mano da te, e non per valutare lo spaccato di una sola guerra su 170, che non me ne frega niente, ti chiedo scusa, ma non me ne frega niente occuparmi dello specifico di questa guerra e non delle altre 169 che sono guerre minori, altrettanto etniche. Il ragionamento che vorrei fare e che dovremmo fare è: questa genia umana che usa la guerra per poter portare avanti le proprie ragioni e le perpetra in una maniera che nessun animale sulla terra fa, queste sono le ragioni per cui dovremmo colloquiare, discutere, perché se un futuro dovremmo avere, visto che adesso siamo 8 miliardi e fra qualche anno ne saremo 12 miliardi e queste conflittualità così vissute aumenteranno, non diminuiranno, e questa guerra per che ci serve ad un popolo evoluto? A meno che in un criterio che padre Fabio non condividerà, è che noi dobbiamo riconoscere che siamo in una fase solo transitoria di questo progetto del creatore, e l'uomo è un progetto a finire. E non è detto assolutamente che noi siamo i referenti unici e definitivi di questo progetto, che mi sembra anche piuttosto banale. Ma io come dico, progetto. Magari, cioè nel senso, io sono per l'estinzione della persona. Vabbè, questo non l'abbiamo. Quindi questo è quello che voglio dire, in sostanza è: prendimi la mano per condurmi in una logica in cui possiamo contestare la logica della guerra, ma non entriamo nello spaccato di una sola guerra su 170. Studiando un po' le vicende del Congo, che hanno dei milioni di rifugiati, e sul Sudan con il Darfur sta succedendo qualcosa del genere. E io non sono un'esperta, non sono una storica, tanto meno potrei mai risponderti nell'ottica del significato ontologico dell'essere umano, del perché si comporti così. La prevaricazione e la sopraffazione è una caratteristica, un'attitudine tutta della nostra specie. Non posso dirimere questa questione, non penso di avere una risposta. La mia risposta, io già
Certo, sto crescendo cercando di mediare me stessa e i miei stessi istinti proprio nei confronti di quelle cose che mi fanno arrabbiare e infuriare, quindi sono io stesso un essere umano con tantissimi limiti rispetto alla capacità di ragionare e di confrontarsi. Di questa guerra a me frega molto perché in particolare il mio ruolo, il mio non come Federica ma come cittadina, è quella di riequilibrare, di ribilanciare, compensare quello che viene ancora oggi ricordato il 27 gennaio di tutti gli anni, che appunto la Shoah e le ragioni appunto contro l'antisemitismo che si sono inabissate, ma che, sulla quale c'è una certa vigilanza nel nostro mondo occidentale, e non c'è per niente nei confronti dell'islamofobia. Questo è un principio per me fondamentale, perché il discorso delle doppi pesi e doppie misure, il discorso dei valori democratici, della giustizia e dell'uguaglianza di cui l'Occidente si fa portavoce, non possono essere ricondotti soltanto a chi appartiene alla congregazione dell'Occidente, all'Occidente si riconosce e all'Occidente risponde. Anche paesi, realtà, che non devono, fra l'altro, apro e chiudo parentesi, essere riconosciuti da noi. La Palestina esisteva prima, noi non dobbiamo riconoscere niente. Cioè che la Palestina debba essere riconosciuta, ma da chi? Ma a parte il fatto che, come il concetto della tolleranza, dell'inclusione e dell'accoglienza, che sono cose molto progressiste, ma io non uso mai queste parole, accoglienza, inclusione e progresso, parte il progresso. Perché c'è sempre un rapporto gerarchico, anche nella migliore delle intenzioni, rispetto per esempio a progetti di accoglienza così chiamati, nella nomenclatura così chiamata, c'è un inclusore e un incluso. C'è qualcuno che ha il potere di accoglierti o di respingerti. Stessa cosa rispetto... Allora qui mi vengono in mente tantissimi studiosi, uno dei quali è Fabrizio Acampora, che parla di una società di convivenza delle differenze. Questo è coesistenza e convivenza, non c'è l'inclusione da parte dell'Occidente. Cioè, noi abbiamo scelto la Palestina per rispondere ai nostri danni, alla Shoah che abbiamo fatto nei confronti degli ebrei, perché non li volevamo in casa nostra, cioè non li voleva la Russia, non li voleva gli Stati Uniti, gli ebrei non li voleva nessuno. Abbiamo scelto il nostro classico terzo mondo, andate lì dove ci sono i beduini. Ok? Poche parole. Ma la Palestina esisteva già, esiste ancora, non ci chiede di essere riconosciuta. Così come nessuno di noi deve aver riconosciuto un diritto è, esiste, c'è, se qualcuno lo deve riconoscere non è più un diritto inalienabile e fondamentale. Quindi la Palestina non chiede il suo riconoscimento, chiede la sua liberazione, che è un concetto molto diverso. Che Israele sia arrivato lì foraggiato appunto da tanti strumenti militari ed economici è un fatto che appunto ricade al 1948, del tutto arbitrario, scelto da chi aveva e deteneva il potere in quel momento. E ancora oggi la nostra islamofobia e i nostri bias di conferma, quando vedo nel telegiornale, a prescindere dal veicolo mediatico del mainstream che ne occulta e ne distorce una parte, se vediamo dei bambini arabi che piangono, sono poveri, sono tutti poveri, sono già così come i bambini africani, però se vediamo i bambini israeliani che sono fan di Harry Potter, che viaggiano per il mondo con i genitori che comunque sono all'interno delle dinamiche europee, lì hanno una storia, un nome, un cognome, dei fan, i film preferiti, degli hobby, non è normale. Quindi il tentativo oggi non è da parte mia, per quello che posso fare io come vettore di questo incontro, tentare di dare una spiegazione a questo istinto di sopraffazione, di egemonia e di usurpazione dell'essere umano, è quello di ristabilire un minimo di verità, ok? Io non riesco e non posso essere obiettiva e oggettiva come non lo è un giornalista, come non lo è nessuno, abbiamo tutti delle lenti e dei filtri derivanti dalla nostra storia e dai nostri studi. Quello che tento di essere io oggi è come minimo trasparente, in modo che attraverso l'arte, i fatti e la storia, e attraverso me e la mia trasparenza, possa veicolare qualcosa a voi, per delle domande che dovrete custodire voi stessi e farvi quando subiamo un afflusso e un influsso dell'informazione distorta, e per delle domande che dobbiamo fare a noi stessi rispetto ai nostri comportamenti e alla nostra risposta. Mi congedo con queste parole e poi chiaramente io posso rimanere qui a rispondervi, ma io non sono nessuno, ripeto, sono sempre un medium in queste circostanze.
Sono delle parole di due intellettuali straordinari che vi consiglio di conoscere. Una è Susan Sontag, una scrittrice in critica del XX secolo straordinaria, che dice questo: chi crede oggi che la guerra possa essere abolita? Nessuno, neppure i pacifisti. Speriamo soltanto, e finora invano, di fermare i genocidi, di consegnare alla giustizia chi commette gravi violazioni delle leggi di guerra, perché esistono leggi di guerra a cui i combattenti dovrebbero attenersi. Qui un attimino vi riporto una cosa che forse all'inizio abbiamo dimenticato: la Convenzione dell'AIA del 1907 sui crimini di guerra, la Palestina l'ha firmata, Israele no, la Corte Internazionale Penale la Palestina la riconosce, Israele no. Quindi anche qui il genocidio lo sta compiendo uno Stato sovrano di un paese chiamato democratico, non Hamas che è un gruppo terroristico tale. Cioè il genocidio è compiuto da quello che noi crediamo sia normale, che abbiamo neutralizzato. E questa è la visione distorta e assurda. Ce lo siamo chiesti, com'è possibile che ci aspetteremmo per categorie normali che un genocidio degli atti afferrati e bombardamenti assoluti vengano fatti da organizzazioni terroristiche, non da uno Stato sovrano che si vanta di avere meccanismi democratici? E invece è tutto il contrario, e in questa distorsione noi ci stiamo un po' disorientando. Perché? Per quale bias? L'islamofobia? Una informazione avvelenata? Ma continuo. Di riuscire a fermare guerre imponendo alternative negoziali al conflitto armato, almeno quelle possibili. Oggi c'è forse difficile prestare fede al disperato proposito indotto dallo shock successivo alla prima guerra mondiale, quando prese finalmente corpo la percezione della rovina che l'Europa aveva provocato a se stessa. Ma condannare la guerra in quanto tale non sembrava allora così futile o irrilevante all'indomani delle fantasie cartacee del patto Kelly-Briand del 1928, con il quale 15 importanti nazioni tra cui Stati Uniti, Francia, Gran Bretagna, Germania, Italia e Giappone rinunciavano solennemente alla guerra come strumento di politica nazionale. Questi grandi paesi, in 34 giorni di morti, non sono riusciti neanche a trovare una risoluzione che sia una per un cessate il fuoco. Parliamo di tregue umanitarie di 4 ore al giorno dove semplicemente le persone scappano e possono scappare. Non so se avete visto i video, ma ci sono queste persone con bandierine bianche e mani alzate, bambini con bandierine bianche e mani alzate in un zainetto, che si trascinano per una grande strada da Gaza City fino al confine di Rafah, più o meno, verso il sud. Stanno con le mani alzate in quelle 4 ore perché loro hanno ancora la speranza e l'illusione che facendosi vedere disarmati e con i fazzolettini bianchi nessuno li bombardi, ma non è una certezza. Quindi, cioè, questo è veramente, come diceva Susan Sontag, non abbiamo la speranza di poter fermare i conflitti, data la natura dell'essere umano di cui prima, ma riusciamo almeno a vedere e riconoscere non la Palestina, ma un genocidio? Lei dice, esaminando la cavalcata dello shock nel corso del tempo, l'autrice rimanda a un nodo cruciale, malgrado la complessità e l'instabilità dei concetti di realtà e riproduzione, memoria e oblio pubblico, visibilità e invisibilità, il valore etico delle immagini di sofferenza che ci investono, a volte fino all'ipersaturazione, lo siamo molto più sottoposti noi oggi con i social, rimane intatto, e rimane intatta una domanda che dobbiamo farci tutti. Cosa proviamo noi di fronte al dolore degli altri? Con questa domanda io vi lascio, voi la custodirete, io vi lascio magari sempre con dei dubbi, e vi lascio leggendovi e congedandomi davvero con le parole di un'altra intellettuale che ci ha lasciato da poco, Michela Murgiano, un futuro interiore, perché è chiaro che questi due incontri nello specifico, che sono lotta sull'area della Palestina e il prossimo su quello dell'Iran, vi sembreranno, sono imbevuti di moltissimi contenuti politici e meno supporto, spessore e tenore artistico. È vero, mea culpa, è un po' come sono fatta io, ma perché? Perché io, e qui lo rende benissimo Michela Murgia, considero questo: la bellezza è una questione politica. Ogni volta che ce ne scordiamo o che la consideriamo secondaria, ci ritroviamo in mano a governanti che per la politica non hanno alcuna visione estetica e convinti che il mondo si possa estetico in senso etimologico, non cosmetico. E convinti che il mondo si possa ridurre a funzione, agiscono dimenticando che invece è relazione. C'è un legame molto stretto fra bellezza e rapporti di potere.
specialmente quando la bellezza si esprime nell'organizzazione dello spazio in cui il potere si esercita in modo più evidente, il mondo. Perdonatemi. Viviamo in una società a matrice centrifuga, è il concetto stesso di centro o occidente che genera i suoi margini e dunque, come ne fosse l'inevitabile conseguenza, dà forma anche ai suoi emarginati. In una società che esprime continuamente dei margini per mantenere il suo centro, non si può davvero discutere di uguaglianza, democrazia e giustizia. Affrontare la questione della bellezza, quindi dell'arte, senza essere consapevole del suo diretto rapporto con la giustizia, non è un processo democratico o di libertà. Se quello che definiamo bello nelle nostre città viene in realtà dall'accettazione dell'ingiustizia come elemento strutturale dello stare insieme moderno, reiterare quel tipo di bellezza significa progettare ancora le premesse perché sorgano ulteriori luoghi di emarginazione. E qui è il presupposto. Le relazioni umane sono sempre anche rapporti di potere, sempre. Immaginare una società senza potere in conflitto è impensabile, ma ipotizzarne una dove il potere sia riconosciuto e gestito secondo categorie differenti da quelle in cui siamo stati cresciuti è ancora possibile e anche, considerata l'inefficacia delle modalità attuali, non è più evitabile. Vi ringrazio tantissimo della pazienza e della partecipazione. Aspetti della vita che magari tante volte come gli struzzi facciamo finta che non esistano perché tanto non ci appartengono, sono lontani da noi, quindi alla fine non ci toccano, in realtà ci devono quantomeno spingere a riflettere da diversi punti di vista. Non risolveremo la questione, nessuno la potrà risolvere, ma questo almeno ci darà la possibilità di poter avere una visione differente delle cose e non solo una unilaterale come quella che ci vogliono far passare i media. Bene, grazie di tutto alla vostra pazienza, come diceva lei ci sono i libri per disposizione, se volete lasciare.